Ciao a tutti ragazzi, sono Amir, bentornati su Ghibli Channel e su My Recycling Center. Allora ragazzi, io ho lavorato un pochetto off camera per arrivare a più di $4,000 per riuscire finalmente a sbloccare l'upgrade del nostro ufficiozzo e quindi andare a poter vendere finalmente anche diciamo gli oggetti usati che appunto i clienti ci portano. Volevo vedere tantissimo questa cosa perché sinceramente sono curioso di vedere se mi fai prendere questo, grazie. Vabbè, il vaso che cos'è? Ah no, residenza, ok, pensavo fosse nel vetro, perfetto. Quindi allora intanto facciamo lui, gli facciamo pagare la tassa e te ne puoi anche annà. Perfetto, allora io devo azionare un attimo questo perché sono strapieno di roba, come potete vedere, quindi accendiamo che spacchiamo un po' di roba perché mi hanno portato l'ira di Dio, una poltrona, delle valigie, roba di plastica, insomma, mi hanno portato dentro veramente di tutto e di più, quindi dobbiamo spaccare un po' di roba, sennò qua è un casino, non mi ci sta più niente, ok? Vai che mo se spacca tutto, perfetto. Ok, la poltrona è andata, ottimo, così adesso tornerà indietro. Cadranno anche queste ultime cose e le andrà a schiacciare. Anche qua questo del legno, ragazzi, è strapieno perché continua a portarmi roba, mobili giganteschi di legno che per l'appunto sto cercando di pigiare, ma credo che prima o poi dovrò necessariamente svuotarlo, mentre credo che non vada mai svuotato questo della segatura. Anche qua magari poi lo sistemeranno successivamente, nel senso che permetteranno anche di svuotare quello, perché effettivamente la segatura dopo un po' comunque si riempie, mentre questo pare che sia infinito, perché anche guardando nell'ufficio non c'è nessuna opzione per svuotare. No, che cacchio ho fatto, era nella residenza, l'ho sbagliato, vabbè, stavo parlando, mi sono confuso, vabbè, non c'è nessuna opzione, dicevo, per svuotare per l'appunto questo macchinario, quindi quello purtroppo non ci possiamo fare niente. Tu devi pagare qualche tassa? Sì, una sì, ok, meno male, e te ne puoi andare. Vabbè, ho sbagliato un container e pazienza. Allora ragazzi, io direi di andare subito a prendere comunque l'estensione dell'ufficio, così possiamo vendere anche roba usata, un po' tipo mercatino delle pulci. Sono curioso di vedere come funziona perché francamente non lo so, e devo dire che mi sta intrippando sempre di più sto gioco. Comunque, come detto ragazzi, io all'inizio ero un po' scettico perché ho detto ma non lo so, avevo paura che fosse un po' noioso, vi dico la verità, e invece io mi ci diverto un casino. Io vabbè, sarò fuori di testa io, ma mi ci diverto veramente un sacco. Allora compriamo quindi questo, la miseria, abbiamo un mega super ufficio ragazzi. No vabbè, che figata. Open shop, ah ok, qua quindi abbiamo lo shop e il management che avevamo prima, ma decisamente più bellino, devo dire. Qua abbiamo anche il coso dell'acqua. No, devo capire come mettere in vendita. Ah, forse li basta che li metto così? No, sono curioso poi di capire come si metteranno in vendita, sinceramente, perché non ne ho veramente la più pallida idea. Non ne ho veramente, veramente la più pallida idea. Allora, questa c'ha un paio di pantaloncini e via. Poi, peraltro, mi... vaffanbagno, però. Mi converrebbe anche iniziare a skippare questi clienti qua che arrivano in macchina, che hanno decisamente poca roba da portare via, sinceramente, quindi è più il tempo che mi fanno perdere che non quello che effettivamente ci guadagno. Siccome si possono anche skippare comunque i clienti, mi converrebbe quasi quasi farlo. Cioè che io do un'altra pressata intanto a sto legno qua, perché come detto ragazzi, il legno ci riempiono veramente come non mai. Cioè non so se io devo fare qualcosa adesso di specifico per poter andare a vendere, o se posso semplicemente prendere il mobile e metterlo lì nel suo spazio e basta, perché sarebbe carino anche qua poterlo magari riparare, sistemare. Non so bene come funzioni questa cosa, quindi vediamo un attimo. Vediamo lui cosa c'ha. Scusa, apri il bagagliaio, poi decido se skipparti o meno. Beh, vabbè, dai, due robe di plastica te le faccio. Ma dai, due robe di plastica. No, cacchio, c'è il vetro, non l'avevo visto. Se me lo molla, magari niente, è finito dentro la macchina, non lo recupererò mai più nella vita. Vabbè, allora che cavolo, ok, prendiamo la t-shirt e te la mettiamo qua, va bene. E mo il casino sarà recuperare la bottiglia, che non ce la farò mai assolutamente, ma proprio mai ce la faccio. Vabbè, senti, la bottiglia te la tieni, zio, e ho capito, la bottiglia te la tieni, che vuoi che ti dica. Mi sei buggata nella tua macchina, te c'è la macchina che fa schifo, non è colpa mia, c'è la macchina che si mangia le bottiglie. Dai, portatemi un mobiletto su, che sono curioso di metterlo in vendita. Anche perché poi voglio capire, cioè, entrano i clienti. Non so bene come funziona, sinceramente. Quello c'ha qualcosa di grosso, quindi
potrebbe forse essere messo in vendita, non lo so, adesso lo scopriremo. Direi di no, c'ha un ciocco di legna, no, ha tutta legna questo, tutta roba da giardino. Ok, quindi butta dentro, perfetto, ok, anche questo buttamelo dentro, fammelo così, ok. E l'ultimo, questo qua, tac, e questo qua probabilmente fa il giardiniere e quindi ha fatto un po' di lavoretti, va bene così, vai, te ne puoi anche andare. Ah no, questa anzi era una donna, va bene, vabbè, fa niente, è uguale, uguale, non c'è problema. Molto bellino però l'ufficio, che c'ha anche la porta automatica. No, vabbè, anche questa è vero, si apre anche questa. E ma quindi io devo far cassa poi o che cosa, cola? Ma perché vendo anche la Coca-Cola? No, non credo. Non credo, no, non penso proprio. Ma io non è che magari posso mettere tipo una macchinetta, delle bibite, queste cose qua. Penso di no, però non lo so, magari. Magari intanto che uno gli tritura i rifiuti, magari può darsi che ci sia qualcosa per rilassarsi un attimo. Adesso tra l'altro il gioco dopo gli ultimi aggiornamenti salva tutte le volte che apri il computer. Quindi è un po' fastidiosa sta cosa, perché se magari devi aprirlo continuamente per guardare cose è un po' una rottura di balle. Però vabbè, fa niente. Allora vabbè, te c'hai solo giusto una cosa in plastica, te lo faccio lo stesso. E hai un garbage che va qua nel residenziale, perfetto. Mi paghi anche però la tassuccia, caruccio, perché ok. E te ne puoi anche andare, perfetto. Vattine. Oh, ma adesso che c'ho il super mega ufficio non mi arriva nessuno a comprare qualche mobile. No, anche perché magari ci facciamo qualche soldo più velocemente, dato che vorrei anche sbloccare, perché possiamo già farlo come numero di like, perché me ne servivano 150 come soddisfazione, ma mi servono, mi sembra, 2000, perché volevo sbloccare praticamente il tritura documenti, quindi la macchina che ci permette di smaltire anche vari documenti, insomma. Vabbè, questo c'ha tre rami in croce buggati anche malissimo peraltro. Quindi vabbè, però buttiamoglieli dentro. E stirami qua, sono, ok, un po' un casino da fargli prendere, perché non li prende così facilmente, perché devo prendergli con la parte stretta e poi buttarli di qua. Ok, se no, se li metto dal lato delle foglie non me li prende praticamente mai, quindi li devo mettere così. Perfetto, perfetto. Vabbè, tu ne avevi tre in croce. No, guarda che ce n'è un altro qua sotto. Infatti stavo dicendo, non è che ti sei perso qualcosa in giro? Assolutamente sì. Assolutamente sì, vabbè, dai, te ne puoi andare. Cos'è che era? Un poliziotto? Boh, vabbè, quel che l'era. Quindi vediamo un attimo se. Vedete, salva tutte le volte. Un po' una rottura di balle sta cosa. Non so se nelle impostazioni magari posso cambiarla, perché effettivamente il fatto che salva, anche perché poi ci mette parecchio, cioè si frizza proprio il gioco per diversi secondi. Però se io devo guardare qualcosa al computer tutte le volte è un po' una rottura di balle. Allora, il tritura documenti è questo, ci costa in realtà 1500, non siamo neanche lontanissimi da potercelo permettere, perché abbiamo 804. Quindi adesso skippo un attimo le macchine e andiamo a sto punto ad aspettare direttamente qua. Questo, oddio no, questo mi sa che non ha roba grossa. Shop old and new, perfetto. Beh, di new mi sa no, perché non ho roba nuova, no, che posso comprare, no. Non credo di poter comprare anche oggetti nuovi. Che palle, tutta roba riciclabile. Vabbè, dai, giusto per i soldi, perché comunque mi pagano e di conseguenza riesco magari a sbloccare prima il tritura documenti. E ok, anche perché tutte quei tipi di spazzature lì in teoria dovrebbero anche darci comunque un po' più di soldi, quindi va bene. Ciao, te ne puoi anche andare, vai, perfetto. Soddisfazione comunque aumentata, vabbè, aumentiamo comunque sempre soddisfazione, che non ci fa assolutamente schifo. Però vediamo qua il legno, mi sa che tra un po' comunque lo dovrò svuotare, ma questi posso svuotarli? Sì, questi qua penso proprio di sì, perché comunque per quanto io vada a pressare, però se c'è cose grosse poi alla fine si riempiono, non è che posso fare chissà quanto. Dai, muovi le chiappe, che cacchio vuoi dalla mia vita. Vai, va bene, a te c'hai due scatole in croce, vabbè, buttiamo via anche queste scatole. Ma adesso che c'ho il negozio, scusatemi, ma qualcuno che butta via una scrivania, un mobile. Cioè, fino adesso giuro, ragazzi, mi hanno portato l'ira di Dio, divani in pelle, scrivanie, orologi a pendolo. Cioè, veramente mi hanno portato l'universo a livello di mobili che potevo tranquillamente rivendere. E adesso che. E adesso che invece posso effettivamente vendere, non mi portano più una mazza di nulla. Ma mortacci vostri, oh.
morta, ci vuole, sì, anche questo devo compattare qua anche il cartone, se no qua succede un macello, non mi ci sta più un cacchio di niente, neanche nel cartone mi ci sta più niente. Ok, quello va giù, poi vabbè, andrà quando fa la passata successiva. Ma guardate anche il cartone come cacchio si piega realisticamente, cioè ogni tanto magari si compenetra un attimo, si bugga un attimino, però cacchio ragazzi, hanno fatto di quelle cose allucinanti, eh. Ecco, tipo il tavolo, oh, finalmente il tavolo io lo posso vendere. Allora, vale 40 vendendolo, invece se glielo vado a spaccare ne vale 20 e ci guadagno il doppio, scusami, eh. Ci guadagno il doppio, 40, no vabbè, ma è diventato piccolissimo. Ma che figata, dai, bello questo, mi piace così. Ma mi piace un sacco, mi ricorda un po' tipo Supermarket Simulator. Allora, questa deve pagare la tassa sì e te ne può anche annà, perfetto. Quindi il tavolino ovviamente non ha pagato nulla. Perché in realtà ce lo vendiamo noi, quindi abbiamo preso questo e ce lo andiamo a rivendere. Che figata, sì, una sorta di robi vecchi, insomma, un mercatino delle pulci, chiamatelo un po' come ve pare. Però no, come detto ragazzi, la fisica comunque di questo gioco è qualcosa di impressionante, cioè non pensavo veramente. Power wash, ah sì, devo lavarlo anche un attimo, scusate, mi devo anche lavare il container, peraltro perché si è lerciato mica da ridere. Carina anche sta cosa comunque che i container si sporcano, quindi dopo un tot li dobbiamo anche lavare. Effettivamente adesso era veramente una vita che non li lavavo più, e quindi giustamente ci sta che io debba anche un attimo dargli una pulita, perché va bene che insomma abbiamo a che fare con la monnezza, però non è che per questo ci dobbiamo vivere dentro la monnezza, voglio dire, dare una ripulita mi sembra anche il minimo. Oh, che cacchio vuoi, te do una lavata anche te, che cos'è. Allora, vediamo di lavare bene il tutto. Vediamo se riusciamo a pulirlo ben benino. Se mi sa che manca tutta la parte di qua. Oh, non mi devi rompere le balle che sto facendo lavaggi, sto facendo pulizie qua. Cose importanti, che cos'è? Non lo so io. Ok. Andiamo a lavare anche qua sotto. Ma tipo qua dietro anche. Cacchio, anche qua dietro devo lavarlo dappertutto. Effettivamente è l'ercio che fa paura. Dai, ormai abbiamo quasi finito. Era tantissimo tempo che non mi chiedeva più di lavare i container, sinceramente. Cioè me l'ha fatto fare proprio giusto all'inizio e basta praticamente. Poi non me l'ha mai più fatto lavare. Oh, dai che pulito. E muovi le chiappe, su. Che cos'è? Tanta roba questo. Cos'è che è sta roba? Che cacchio è? Ma questo non credo di poterlo vendere. No, infatti questo no, zero. Questo qua è zero, me lo valuterà. Ma aspetta, dove va messo questo? Nel bulk, ok. No, ero indeciso se nel legno, perché comunque mi sembrava tutto tipo legno, quindi pensavo sinceramente andasse nel legno, e invece no. Allora, questo è sempre riciclabile, lo buttiamo dentro. Questo è cartone, mi va nel cartone, perfetto. E la sedia, ad esempio, potremmo invece venderla. La sedia ci vale, cioè ci frutta 60, vendendola contro i 20, quindi assolutamente sì ragazzi, assolutamente sì, sedia 60, ma che figata anche sta cosa, cioè ci guadagniamo molto ma molto di più. L'unica cosa che non capisco come faccio a perché l'abbiamo venduto a lui direttamente, i clienti che vengono mi comprano anche le cose se gli piacciono. Ma che figata, bella sta cosa, mi piace. Quindi quelli che vengono in discarica a buttar via la roba, se vedono comunque qualcosa che gli piace, buttano immondizia e comprano immondizia, fondamentalmente un po' è questo il giro, no? Come vedete l'immondizia torna all'immondizia, quindi questo è un po' il senso di tutto. Allora, distruggiamo sto coso. Questo, vabbè, non valeva nulla, quindi chiaramente non potevo rivenderlo, perché insomma non ci avrei fatto assolutamente nulla. Quindi vediamo di spaccare qua un po' di roba, perché c'ho anche lì borse, cose in plastica, insomma, tutte cose da spaccare. Mi avete anche consigliato di prendere il rullo per triturare le cose, ma è anche quello, ragazzi, il problema è il costo, perché comunque costano mica poco sti macchinari, quindi magari adesso che abbiamo quel mercatino guadagniamo decisamente di più nel vendere le cose, quindi tipo la borsa qua me la posso assolutamente vendere, no? Ah no, cacchio, questa non possiamo venderla, che sfiga! Questa è, cavolo, è una valigia nuova però, scusami, è giovane.
Che cavolo, è una valigia veramente nuova. Non me la fa vendere questa. Vabbè, peccato. Peccato, ragazzi, perché sennò potevo, secondo me, farci qualche soldino. Sti cavoli costano una cifra, quelle valigie lì. Quelle lì fighe, apposta appunto per magari viaggiare in aereo, che sono un po' più compatte e tutto. Te le fanno pagare. Te le fanno pagare veramente una cifra mostruosa. Invece qua, purtroppo, non me le fa vendere. Vabbè, pazienza, pazienza, dai. Venderemo altro, non è un problema. Sicuramente quei mobili grossi, tipo il pendolo, tutte quelle cose lì, sicuro li possiamo vendere, guadagnandoci anche tanto, secondo me. Va bene, va bene. Allora, c'è un robo di vetro, quindi anche questo lo andiamo a buttare ovviamente nel vetro. Speriamo che non si bughi. No, perfetto, perfetto. Allora, lui non aveva niente di residenziale, no? Quindi te ne puoi anche andare. Allora, abbiamo 1285, però come ho detto costa 1500, il distruggi documenti, però quello al massimo lo possiamo comunque pur sempre vedere nel prossimo gameplay. Non è un grande problema, magari nel prossimo episodio vediamo di prendere appunto il macchinario per distruggere i documenti, e poi puntiamo al discorso dei rulli, perché sicuramente quelli sono quelli che mi compattano e mi distruggono un po' meglio tutte le varie cose. Quindi anche quello non sarebbe male, effettivamente non sarebbe male, però il rullo ha decisamente un costo maggiore, quindi vabbè, purtroppo dobbiamo aspettare un attimo di fare un po' più soldi. Allora, questa c'ha tutta roba di vestiti, ecco, quello mi è cascato a terra, ti pare? E allora, e che cos'è? Scusami, ma non ho capito io sta cosa. Stai su un attimo un po', grazie. No, ok, stai lì, senti, inizio a buttare dentro voi due, se no so già che qua mi ricascano ancora. Poi c'ha, se me lo pigli sto paio di jeans e un po' di vestitini, dai. Ma non è che posso vendere anche i vestiti, scusami, ne ha ancora uno, per curiosità mia. Non è che mi fai vendere i vestiti? No, vestiti purtroppo no. Peccato, anche i vestiti, magari chissà che un domani mi faccia mettere anche una sorta di mercatino dell'usato per quanto riguarda i vestiti. Anche quello effettivamente non sarebbe brutta come idea. Come detto, anche qua a livello di simulazione se ne possono fare veramente veramente tante di cose. Io qua compatto ancora il legno, perché come detto sicuramente tra un po' lo dovremmo andare a svuotare, perché comunque ne abbiamo veramente veramente tanto. Questi due li avevo appena svuotati off camera, si stanno già riempendo, perché sono le cose che vanno di più, per cui vabbè, su quello insomma, se paghiamo $50 tutte le volte a svuotarli, se effettivamente riesco a mettere un rullo, comunque un compattatore anche per il residenziale, per il riciclabile, sicuramente sarebbe meglio. Questa secondo me ci frutta tanto, 100 assolutamente sì. No, questa te la vendo, e come, scusami, che cacchio, 100 bei dollarozzi quando mi ricapita questo. 80 assolutamente sì, ne guadagnerei comunque 30 alla fine a distruggerlo. È vero che qua non hai il guadagno immediato, cioè se lo rivendi, ok, guadagni di più, ma non sai quando, comunque magari ci metti un sacco di tempo a venderlo. Però sicuramente ne vale la pena, cioè su una cosa dove comunque ci posso guadagnare $100, non vedo perché non approfittarne. Tra l'altro c'è anche poi l'espansione del nostro ufficio, che ci permette di vendere, se non mi ricordo male, l'elettronica, quindi frigo, lavatrice. Ovviamente dobbiamo sbloccare la licenza per poter trattare quel tipo di oggetti, però una volta che l'abbiamo sbloccata potremo appunto anche rivenderli, quindi non solo buttarli via, smaltirli ovviamente, ma anche rivenderli qualora ritenessimo necessario venderli. Allora, questo va, ok, nella carta no, ero in dubbio se andava nel residenziale, invece no, mi va tutto sempre nella carta. Per esempio, invece i cartoni di pizza, quelli mi vanno nel residenziale, quindi anche lì bisogna fare attenzione, perché magari a volte è lo stesso materiale però ha tipo dei residui di cibo eccetera, quindi mi va nel residenziale. Per cui anche qua fatto molto bene, devo dire. C'è ancora qualcosa? No, perché ogni tanto mi si perde qualcosa, quindi va bene. Va bene, ragazzi, allora facciamo una cosa, però io direi che per quest'oggi mi posso fermare qui con questo nuovo episodio di My Recycling Center. Come detto, ci tenevo a
aprire finalmente il nostro mercatino dell'usato, devo dire che è una figata pazzesca, perché insomma possiamo guadagnare molto molto di più dagli oggetti e quindi abbiamo anche una cosa in più di scelta, insomma, se comunque vogliamo distruggere o vendere, ci dice il prezzo di vendita, quindi sta a noi poi decidere se guadagnare meno ma guadagnare subito o guadagnare molto ma molto di più però in là nel tempo, quindi fare un po' una sorta di investimento, ecco. Però devo dire che ribadisco, ragazzi, come gioco ammetto di averlo sottovalutato molto all'inizio, ma veramente tanto, e invece ribadisco, io lo trovo davvero davvero divertente. Vediamo un attimo questo. No, questo invece non vale niente, quindi lo dobbiamo necessariamente smaltire. Qua abbiamo una bag nel residential, vedete, questo invece mi va nella residenza, l'ero convinto nel bulk e invece no, quindi il plastic lo mettiamo lì, perfetto. Questa borsa invece nel bulk, e quindi vedete, a volte magari la stessa tipologia di oggetto, tipo un borsone, questo ad esempio vale 20, però dai, lo vendiamo comunque, ma sì, dai, vendiamo lo stesso. Lo stesso tipo di oggetto, diciamo così, comunque due borse fondamentalmente, però una mi va in un contenitore e l'altra in quell'altro, quindi bisogna fare attenzione a queste cose anche in base, penso, alla grandezza, all'utilizzo che se ne fa, dipende anche il tipo di smaltimento. Anche il vaso mi va nel residential, esatto, beh, questo l'avevo già sbagliato off camera, convinto che mi andasse nel bulk, invece no. Quindi questa, la scarpa, la mettiamo qua, tiriamo giù questi così almeno mi vanno giù entrambi. E come ultima cosa, questa c'ha sempre una polo, quindi sempre un discorso di vestiti, perfetto, mettiamo qua e tiriamo dentro, ok, buona. Niente ragazzi, quindi come dicevo, fatemi sapere cosa ne pensate, io continuerò a portarlo avanti molto volentieri per vedere un po' tutto, sbloccare un po' tutto, in attesa per l'appunto del DLC in cui ci metterà finalmente anche alla guida di un camion. Detto questo ragazzi, quindi io vi invito come sempre a sostenere questa serie lasciando un sacco di like, condividete, commentate, iscrivetevi al canale se non siete iscritti, attivate la campanellina delle notifiche per chi vuole dare un contributo concreto al canale, come sempre può fare attraverso gli abbonamenti YouTube o il tastino cazzo di sotto di ogni mio video. Detto questo, Giovanotti, io vi ringrazio e saluto, ci becchiamo nei prossimi gameplay, ciao belli!